quest'anno saranno 30 anni veri, perché ho cominciato nell'edizione 93-94, per cui festeggeremo in qualche maniera questi 30 anni di Domenica Inn, e la metà, 15, passata proprio a condurre questo programma. L'ho già detto, ogni anno ripeto sempre le stesse cose, e lo voglio ribadire, dico sempre è l'ultimo, questo è l'ultimo anno. Poi però purtroppo le cose durante l'anno vanno molto bene, nel senso che Domenica Inn, quando sono stata richiamata 5 anni fa dalla RAI, è andata subito molto bene, e ogni anno va sempre meglio, devo dire, anche in termini d'ascolto, perché noi cresciamo sempre dal punto di vista share, pur avendo una concorrenza molto molto forte, molto importante. Per cui noi quest'anno andiamo avanti a lavorare, il gruppo è sempre lo stesso. Credo che squadra che vince non si cambia, noi siamo diventati un gruppo di autori che ci capiamo al volo, non occorre perdere troppo tempo, sappiamo esattamente quello che funziona e quello che non funziona. Per quanto riguarda l'attualità, che diceva il direttore Mellone, e al mio modo di affrontare temi come l'attualità, li abbiamo già fatti durante la pandemia, in quei mesi terribili dove io da sola in un tavolo e con dei collegamenti abbiamo affrontato tutta la tematica, tutto quel periodo dove eravamo davvero tutti quanti spaventati, disperati. L'anno scorso, ahimè, questo tavolo l'abbiamo dovuto tirar fuori ancora, e abbiamo cominciato insieme a Monica Maggioni e ad Alberto Matano ad affrontare la tematica della guerra, per cui noi l'attualità a Domenica Inn l'abbiamo sempre fatta, come dare lo spazio alle storie di femminicidio, e quest'anno vogliamo forse dare più spazio, anche perché io ho la fortuna di avere fatto tante interviste, io sinceramente credo di aver intervistato ormai tutti. Bisogna sempre cercare di intervistare anche magari lo stesso artista importante, famoso, in maniera diversa, proprio per non annoiare poi il pubblico, perché può diventare ripetitivo, per cui lo sforzo nostro è quello di riuscire sempre a tirare fuori qualcosa di diverso da ogni intervista. Poi c'è la musica, ovviamente, tanta musica, attualità, riflessioni, momenti importanti. Nella prima puntata ha accettato di venire in studio la signora Daniela. Daniela è la mamma di Maggio, è la mamma di Giorgio Cutolo, quel ragazzo di 24 anni che è stato ammazzato a Napoli, per cui noi affronteremo anche la cronaca, perché è giusto poi parlare anche di questo, soprattutto in un contenitore come Domenica Inn, che è un contenitore pop, popolare e molto seguito. Il mio sogno da molti anni era quello di fare un'edizione di Domenica Inn itinerante. Io ho sempre, negli ultimi 3 anni, desiderato fare Domenica Inn. L'avevamo già fatto proprio nel 93-94, noi facevamo le ultime 4 edizioni di Domenica Inn, che erano maggio, inizio di giugno, le facevamo itineranti, una volta da Gubbio, una volta da Riccione, insomma una volta da in campagna. Ecco, il mio sogno era proprio quello di concludere questo mio lunga carriera di conduttrice della domenica. Mi sarebbe piaciuto riportare un po' questo, soprattutto dopo la pandemia, ci ho pensato tanto e ho detto, ma insomma, io sono entrata nelle case, ho fatto compagnia agli italiani, ancora oggi quando mi dicono per strada grazie per la compagnia che ci ha fatto in quei mesi lì così complicati, è la cosa che, forse è l'unica cosa che mi rende orgogliosa di quello che faccio. E, ne ho parlato con Angelo Mellone, e lui subito è stato assolutamente d'accordo con noi, con me, sul fatto di portare zia Mara, portarla nei teatri. E abbiamo già
delle idee. Vi dirò con grande sincerità che noi dovevamo già partire il 17, cioè domenica saremmo dovuti partire da Cesena. Volevo partire ed avevamo raggiunto tutti gli accordi, per cui era fatto da Cesena, da un teatro. Volevo partire proprio dall'Emilia Romagna, perché per tutto quello che è successo, adesso è inutile che io ve lo stia a raccontare, ma insomma, per portare a quella gente semplice, domenica in un teatro, in modo che loro possano venire alla domenica pomeriggio a vedere quello che noi riusciamo a fare, portare la nostra simpatia, il nostro calore, i miei ospiti, insomma andare noi da loro. Io l'avevo già fatto addirittura negli anni 90, ero andata a New York, avevo fatto una puntata proprio da New York per gli italiani all'estero, ed è stata una delle emozioni più grandi della mia vita, della mia carriera, perché noi abbiamo portato la loro terra, c'erano migliaia di persone, di italoamericani, lacrime, momenti struggenti, e fu un'edizione meravigliosa che andò in onda qui alla sera, alle 2 del pomeriggio, e qui era un programma serale. Per cui dovevamo partire da Cesena, poi per una serie di inconvenienti, soprattutto ospiti che non potevano venire a Cesena, abbiamo scelto di partire dal nostro studio di Roma. Ma l'ipotesi insieme al direttore Mellone è proprio quella di, abbiamo già due regioni, no Angelo? Abbiamo sì, l'Emilia Romagna e l'Umbria. E l'Umbria. In Umbria andremo sotto Natale, adesso dobbiamo cercare di ripristinare quello che avevamo già organizzato e andare a Cesena e fare una puntata di domenica. Ovviamente questa è solo la partenza, ma io una volta ogni due mesi vorrei andare io dagli italiani, io con tutto il mio gruppo, insomma con tutti i miei ospiti, con tutti i miei amici, insomma il grande baraccone di Domenica Inn arriva dalle persone che ci guardano da casa. Questo è quello che è il mio intento, e vorrei finire così, perché questo sarà l'ultimo anno di Domenica Inn. Ormai non mi crede più nessuno, sì, però lo dico, sì, io non ho mai nulla di scritto. Si crea un'empatia, molto speciale, ovviamente non con tutti, ma la maggior parte sì, anche con artisti che magari non conosco. Io mi siedo lì, io mi preparo in una maniera abbastanza da sempre, io non so leggere un gobbo, non mi imparo niente a memoria perché sono un disastro, non sono proprio capace, mi impappino. Io il sabato sera, io non sono mai uscita un sabato sera da quando faccio Domenica Inn, mai. Io il sabato sera mi leggo tutto quello che riguarda l'ospite, vecchie interviste, vado, devo dire che io ho una redazione e degli autori che mi preparano, io torno a casa con un pacco così alto di tutte vecchie interviste, io leggo tutto, mi leggo tutto, di tutti gli ospiti, memorizzo, e anche alla mattina, io mi sveglio alle 5 molto presto, per cui anche la domenica mattina poi ripasso, ma non ho nulla di scritto, io memorizzo tre concetti, poi mi siedo davanti all'ospite, non so mai da dove comincio, però ci guardiamo negli occhi e da lì parte, e soprattutto ascolto, e soprattutto sono curiosa, e poi io amo profondamente chi ho davanti, io in quel momento mi innamoro dell'ospite, per cui ci metto tutto il mio cuore per cercare di capire veramente chi ho davanti. Non sempre accade, ma la maggior parte è così che nasce l'intervista, e magari accadono, non so, viene Giovanotti e mi dicono guarda non parlare assolutamente questo no, e magari è lui poi durante l'intervista che comincia a parlare della figlia, e sono io che lo riporto invece indietro, perché quando sono lì magari gli uffici stampa no, questo non glielo chiedere, questo non parlare, vabbè, poi vanno a Belve e raccontano pure, non so, questa è una cosa strana, vengono a Domenica Inn, non gli chiedere questo, poi li vedo magari gli stessi che sono stati da me che vanno a Belve e raccontano pure. Avete già capito cosa volevo dire? Per cui io la verità è che mi innamoro di chi ho davanti.
non ti faccio i nomi, ma io lì sono pazza di chi ho davanti. Poi finisce l'intervista e si torna alla realtà, però anche loro ci mettono il cuore. Uno fico vero è Tommaso Paradiso, che sarà ospite nostro l'8, che non conoscevo, ed è stato un uragano di simpatia, di allegria. Insomma, Tommaso mi ha molto, perché non, soprattutto quando lo riconosco, no? Per cui ho anche un minimo, soggezione, no? Perché io ho una faccia di tolla quando sono lì, poi parlo con tutti, però accadono queste cose. Devo dire che il pubblico mi ha sempre voluto bene e mi è sempre stato vicino. Oggi, ieri è uscita la copertina del Radio Corriere dove dice Mara Venier, la vicina di casa. Io credo che il pubblico mi abbia sempre visto come una vicina di casa. In fondo Domenica In vince perché è vero, perché è tutto vero. Perché io sono quella nel bene, nel male, con le mie gioie, con i miei dolori. Io al pubblico non ho mai nascosto nulla della mia vita. Non posso nascondere nulla dopo 30 anni. Ci sono dei momenti della vita dove ci sono dei dolori molto forti. E se io vado in onda e sono straziata da un dolore, non ce la faccio a nasconderlo, non mi va di prendere in giro nessuno. Io sono questa, ma sono in onda. E lo stesso vale per quando sono molto allegra, per quando sono cacciarona, per quando faccio le mie gaffe. Io sono questa, ma se sono ancora qua dopo 30 anni vuol dire che alla fine la verità vince sempre su tutto. Non puoi nascondere in televisione, non puoi nascondere nulla, perché il pubblico ti sgama subito. Per cui nel bene e nel male io credo che se dopo tanti anni ancora il pubblico segue Domenica In e segue Zia Mara, perché ormai sono Zia Mara, vuol dire che proprio ho capito che non c'è menzogna in tutto quello che faccio, e soprattutto metto sul piatto la mia vita. Tutta la mia vita, perché alla mia età essere ancora qua vuol dire che tu attraverso Domenica In, attraverso quello che fai, porti anche il bagaglio della tua vita, il tuo vissuto, i tuoi amici, i tuoi ex amori, questa sono io e credo che sia... Credo che questo poi sia quello che è piaciuto al pubblico. Allora, gli ospiti di domenica, gli ospiti prego, sono i Pooh, poi abbiamo Carlo Verdone, Matteo Garrone, che verrà con i due protagonisti, ha vinto il premio a Venezia, un film che mi dicono, io non l'ho visto, lo vedrò stasera, mi hanno detto che è un film che tocca il cuore veramente. E poi ci sarà Daniela Di Maggio, come vi ho già detto, The Colors, che è la hit dell'estate, Matteo Bocelli e basta, e ci sono io. Questo è tutto. Beh.